Ok, April, ma se vuoi entrare nel suo account, devi stargli vicina. Quanto vicina? L'orologio deve essere entro un metro dal suo dispositivo, iPad, iPhone o quant'altro. Capito. Grazie dell'aiuto, amico. Ci sentiamo presto. Fuori portata. Mi scusi, mi dispiace che lei non è... Per quanto vorrei essere riconosciuto da una ragazza come lei, le posso assicurare che lei non mi conosce. Lei è Baxter Stockman, scienziato, laureato all'MIT a 15 anni. Le sue innovazioni nella nanorobotica al TCRI sono un'ispirazione. Mi dispiace, sono una nerd. Oh no, la prego, viva i secchioni, prego. Davvero? Sì. Grazie. Sì. A dire il vero, c'è una grossa differenza. Sono una nerd, non una secchiona. È un po' come quella che c'è tra Il Signore degli Anelli e Harry Potter. Oh. O tra le conferenze TED e i Comic-Con. Sì. Già. Dottor Stockman, abbiamo la conferma, signore. Allora. Il pacco sarà consegnato in serata. Assicurati che sia tracciato lungo tutto il percorso. Ah, Trevor, ho finito di lavorare per oggi. Adesso allora, devo rispondere. È il mio fidanzato, mi dispiace. Oh, ha un fidanzato? Ovviamente. Ma il suo fidanzato sa la differenza tra pi greco al terzo decimale e pi greco al quindicesimo decimale? È stato un vero onore conoscerla. È davvero una delle menti più brillanti della nostra generazione. Addio. Sotto la mia Nike! Ehi, amico, benvenuto a New York. Abbiamo rischiato grosso! Dovremo trovarci un altro posto da dove guardare la partita, Mickey! Ah. Mickey, che stai facendo? È la parata di Halloween! Ho sempre pensato di andarci! L'unica notte in cui non diamo nell'occhio. Mickey, diamo sempre nell'occhio. Siamo ninja, viviamo nell'ombra. Andiamo! Sì, andiamo! Forte! Costume, fratello! Oh. Grazie, amico!
Mickey! Qual è il problema? Questa è la mia città, è la mia gente! Incredibile! Quale parte di i ninja si muovono nell'ombra non riesci a capire?